Lunedì della 30ª settimana di questo tempo ordinario. Benvenuti tutti a questo ascolto del Vangelo del giorno, la parola del Signore che viene a illuminare la nostra vita. Il Vangelo di oggi è tratto da Luca, capitolo 13, versetti dal 10 al 17. Una parola che ci invita a pensare alla guarigione della nostra anima, tante volte ferite. Oggi parleremo sulla guarigione della donna curva in giorno di sabato, così lo intitola la Bibbia di Gerusalemme. Allora chiediamo sempre al Signore di iniziare questa settimana guardando il giorno del Signore. Se noi iniziamo la settimana con il primo giorno della settimana, che per noi è la domenica, il giorno del Signore, allora cambia tutto, perché bisogna iniziare la settimana glorificando Dio. Allora, se tu inizi la settimana semplicemente con lunedì, allora diventa tutto pesante, vero? È difficile. Allora, guardiamo sempre il giorno del Signore, come il giorno in cui Cristo ha vinto la morte. E questa è la garanzia, e questa è la nostra gioia. E allora possiamo iniziare la settimana con la fiducia di che Dio ci aiuterà, che Dio vincerà tutte le nostre morti, tutte le nostre malattie, li guarirà, come quella del Vangelo. Allora, andiamo ascoltare la parola del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo stava Gesù insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò: Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Lodete, o Cristo. Interessantissimo il Vangelo di oggi, perché? Perché dice tante cose belle. La prima cosa è che, secondo il Vangelo di Luca, questa è l'ultima volta che Cristo entra in una sinagoga. Gesù è maestro, Gesù insegna, ma non entrerà più nella sinagoga. E questo è interessante perché ci troviamo in una sinagoga dove si proclama la legge, la Torah, si proclama tutto ciò che Dio ha fatto per il suo popolo, per il popolo di Israele. Allora questa donna rappresenta il popolo di Israele. Questa donna curva, no? Incurvata. Perché? Perché il Signore dice, il Vangelo dice, c'era là una donna. Dove là? Nella sinagoga. Anche noi possiamo stare in chiesa, aver sentito tante parole, tra virgolette, ascoltati tante parole, ma ancora continuiamo incurvati, cioè guardando noi stessi, guardando le cose di qua giù. E appunto dicevo questo perché questa donna, pur stando nella sinagoga, non riesce a guardare il cielo. Quando la legge salva, quando la parola di Dio salva, è quando incontriamo questa parola compiuta. Colui che la compie, colui che l'ha portata a compimento è Gesù Cristo.
E per noi l'incontrare Gesù Cristo è incontrare la guarigione, a tante malattie spirituali che abbiamo nella nostra vita. Non parliamo dei miracoli fisici, no? dei miracoli del corpo, che sì, ci sono, ma se non ci fanno passare alla fede non servono a niente. Punto e basta. C'è tanta gente che si scusa, cioè mette i miracoli davanti così non ne puoi dire niente, perché lo sanno tutto, perché loro hanno avuto questo rapporto con la Madonna, hanno avuto un rapporto con Padre Pio, con tanti santi, e quindi io sono stata miracolata o miracolato o non so che. Ma la fede, un'altra cosa, la fede già è il grande miracolo. Se un miracolo fisico non ti fa passare alla fede, ripeto, non serve a niente. Come un articolo di museo, serve solo per vederlo e farti diventare orgoglioso di quel fatto, però più di quello no. Quindi questa donna si trova in questa situazione e si trova dentro della sinagoga e quindi si incontra con la parola di Dio, con il Signore, con la parola viva, e allora lui la chiama donna, questa espressione è bellissima nel Vangelo. Vi ricordate quando chiama donna, dalla croce Cristo a sua madre: donna, ecco il tuo figlio. Perché? Perché fa pensare a quella donna, il figlio, no, della donna ti schiaccerà la testa, nella Genesi, parlando del Messia. E allora, donna, parlando al popolo di Israele, sei liberata dalla tua malattia. Oggi lo dice a te, sei libera, c'è un fatto concreto, sei liberata, sei liberato dalla tua malattia. Perché? Perché sei qua, perché hai fede, sei venuta qua per essere guarita. E questo è il vero miracolo, la fede con cui agisce questa donna, che cerca Dio e lo trova, dice, impose le mani su di lei. Perché? Perché Cristo è il Dio con noi, un Dio vicino che tocca, che fa questo segno, simbolo della guarigione, del potere di Dio, dell'autorità di Gesù per guarire. E allora, perché lui sta al di sopra del sabato. E subito, dice, quella si raddrizzò e glorificava a Dio. Questa è la postura del risorto, dell'uomo nuovo, che non guarda più solo le cose di qua giù, che non sta guardando solo lo terreno, se non guarda in cielo, ha questa possibilità. Cristo è quello che apre la possibilità all'uomo di guardare in cielo, di desiderare le cose di lassù, come dirà San Paolo. Allora, certo, sono tante belle cose. Perché? Perché questo il Signore lo fa durante lo Shabbat, il giorno di sabato, il giorno del riposo. Questa donna non poteva riposarsi perché era incurvata. Incurvata, sapete che cosa significa questo? Si trovava in una situazione di morte, non poteva riposarsi. E dice che per ben 18 anni, questo numero non è messo al caso, no? Non è messo al caso, no. 18 anni è la somma di 3 volte 6. 3 per 6, 18. E il 6 rappresenta l'imperfezione. Questa donna non può raggiungere il giorno del riposo, resta sempre nel sesto giorno. Non può riposarsi, non può entrare nello Shabbat, che è il settimo giorno, il giorno del riposo. Capite questo? E ogni volta che voleva riposarsi, non ce la faceva. È un fallimento enorme, è un fallimento terribile. Non raggiungere il sabato, non conoscere il giorno del riposo. Cioè, per noi Cristo ci ha dato questa possibilità, ci ha dato la gioia di entrare nel settimo giorno, nel giorno della risurrezione. Anzi, nell'ottavo giorno, che è l'eternità. Capite questo? E allora Cristo lo fa con questa donna. Ecco perché lo dice in presente: donna, sei liberata dalla tua malattia. Puoi guardare in cielo. Io sono venuto per questo, per dare la possibilità agli uomini di guardare in cielo, di avere una speranza viva, una speranza nuova. Questo è il bello di questo Vangelo. E dice che questa donna, subito quella si raddrizzò e glorificava a Dio. Ecco,
Glorificare Dio è appunto è questo, riconoscere che solo in Cristo possiamo raggiungere il giorno del riposo, il vero giorno, il giorno della resurrezione, del vero uomo, dell'uomo nuovo. È il bello di questo Vangelo è appunto che possiamo glorificare Dio per tutto ciò che ha fatto nella nostra vita, di tante malattie che ci ha guarito e soprattutto di quella di essere incurvato, chiuso in noi stessi, chiusi, dice una espressione, accartocciato e impedito di guardare in cielo per i nostri peccati che ci legano. La legge serve solo per condannare, in questo caso, a questa donna. Invece Cristo viene a liberarci e lo fa il giorno di sabato, perché Lui è per noi il sabato e il giorno del riposo, il riposo vero ce lo ha dato Cristo. Cristo Signore, liberandoci dalla schiavitù del peccato, invitandoci a una vita nuova. E questo è il bello del cristianesimo, è il vivere la nostra vita in una nuova postura, diritti per glorificare Dio. Non ci possiamo piegare più. Ecco perché la comunione deve essere ricevuta in piedi, perché quella è la postura di uno che è stato guarito da Dio e che ringrazia il Signore per l'amore ricevuto. Allora chiediamo al Signore che ci dia la grazia della fede, perché dirà: questa è figlia di Abramo, lo dirà anche a Zaccheo, ricordate, a Lazzaro, il figlio di Abramo. Ecco, questo è un figlio di Abramo, questa è una figlia di Abramo, quindi sono tutti coloro convertiti che hanno per padre ad Abramo, quindi sono i figli della fede, sono coloro che credono in Gesù, credono che veramente Cristo ha il potere di raddrizzarci, vuol dire risuscitare con Lui, gli uomini risorti dalla morte. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli, è vero, è lunedì, mi allungo un pochetto per dire due cose in più, così ci aiuta il Signore a guardare la domenica e iniziare questa settimana. Bene, vi invito tutti quanti a lasciarci sempre un mi piace, iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Non dimentichiamo, continuiamo a pregare per la pace in Terra Santa, per la pace nel mondo, per la pace nel nostro cuore. A domani, a Dio piacendo.